faccio a organizzare i miei pasti per la settimana con tutti questi alimenti buoni, sani e di stagione? Seguiteci fino alla fine per scoprirlo, anche perché abbiamo due sorprese per voi. Bentornati sul nostro canale, ragazzi, io sono Diana e oggi vedremo insieme come poter organizzare i propri pasti per la settimana durante l'estate senza avere il timore di non sapere cosa mangiare o di mangiare sempre le stesse cose. La tecnica che utilizzeremo oggi è preparare in anticipo alcuni alimenti per creare varietà durante la settimana, dopodiché alla fine del video vi mostrerò un sacco di esempi su come potete assemblare questi ingredienti per creare piatti buonissimi, freschi, in 5 minuti. Ma prima di cominciare lasciateci un mi piace a questo video, anche perché sono sicura che vi sarà molto utile e imparerete un sacco, e iscrivetevi anche al nostro canale in modo da non perdervi i prossimi video. La prima cosa da fare è partire dagli alimenti che richiedono un po' di cottura. In questo caso partiamo subito dai cereali o pseudo cereali che vogliamo consumare durante la settimana. Quindi io ho scelto la quinoa e dei noodles di riso, ma potete tranquillamente usare il riso normale, basmati, riso integrale, quello che preferite. Io sto preparando per due persone e quindi utilizzerò 400 g di quinoa e 200 g di noodles. Quindi sciacquiamo la quinoa e la cuociamo in una casseruola con il doppio dell'acqua. Aggiungiamo anche due pizzichi di sale e portiamo il tutto al bollore. Quando comincia a bollire, abbasso la fiamma, copro con un coperchio e faccio cuocere fino a quando la quinoa non ha assorbito tutta l'acqua. A questo punto la nostra quinoa è pronta. A questo punto la mettiamo in un contenitore di vetro e la mettiamo da parte e la facciamo raffreddare prima di coprirla. Ora ci occupiamo dei nostri noodles di riso, che in realtà sono vermicelli, quindi molto fini, però voi potete tranquillamente usare anche i noodles, quindi quelli più spessi. La loro cottura in realtà è molto veloce, perché tutto ciò che dovete fare è immergerli nell'acqua bollente per circa 4 minuti. E quindi immergiamoli nell'acqua bollente che io ho già scaldato precedentemente. Ecco qui, dopo circa 3 minuti, i nostri vermicelli sono pronti. Adesso dobbiamo semplicemente scolarli. Ora non ci resta che mettere i nostri noodles in un contenitore. Ora, per conservarli al meglio in frigo per più giorni, non li conserviamo così come sono, a secco, perché si appiccicherebbero tra di loro. Prendiamo invece una caraffa di acqua fredda e la versiamo sopra i noodles. Ora non ci resta che chiudere e metterli in frigo. Una volta che avete scelto i cereali o gli pseudo cereali che volete consumare durante la settimana, come ho fatto io, possiamo passare ai prossimi alimenti. In questo caso abbiamo ancora un alimento che richiede cottura, che sono le uova. Le faremo semplicemente sode. Io ne farò bollire 8 perché siamo in due, quindi facciamo 4 uova a testa per la settimana e le utilizzeremo così nei nostri pasti. Quindi le facciamo cuocere per circa 8 minuti dal bollore, oppure di meno se preferite che il tuorlo sia meno cotto. Quando le uova sono pronte, le mettiamo semplicemente sotto un getto di acqua fredda per farle raffreddare. Una volta fredde, le possiamo conservare nel contenitore in frigo per tutta la settimana. Se volete le potete sbucciare se vi viene più comodo, altrimenti fate come me, le conservate semplicemente così come sono, con la buccia. A
questo punto, dopo aver finito di occuparci di tutto ciò che richiede cottura, possiamo passare alla mia parte preferita, che sono delle creme o delle salse, ovviamente salate, che a me piace avere sempre in frigo pronte per condire o le insalate, oppure per accompagnare delle colazioni salate, oppure perché no dei piatti caldi. E in questo caso prepareremo come prima crema una crema di ceci, ma potete usare anche un altro tipo di legume come fagioli cannellini, le lenticchie, scegliete voi quello che vi piace. E la seconda invece è una salsa tzatziki. Andiamo. Quindi per fare questa crema metto tutto in un frullatore. Cominciamo con i ceci, sono 400 grammi. Poi aggiungiamo 2 cucchiaini di burro di mandorle. Due cucchiai circa di olio, usate quello che preferite. Il succo di un limone piccolo, mezzo cucchiaino di aglio in polvere e 2 pizzichi di sale. Aggiungiamo anche 2-3 cucchiai d'acqua. In base a quanto cremoso volete che sia. E cominciamo a frullare il tutto. Vediamo un attimo come si presenta. Ecco qui, è quasi pronta. A questo punto, se la volete un po' più cremosa, io sì, la voglio più cremosa, quindi aggiungo un cucchiaio d'acqua. Ed ecco qua la nostra crema di ceci è pronta. A questo punto conserviamo il nostro hummus in un contenitore di vetro. In frigo semplicemente, si conserva fino a 4-5 giorni. Guarniamo con dei semi di sesamo e del prezzemolo tagliato finemente. Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi accontentiamolo. Chiudiamo e mettiamo in frigo. La seconda crema che prepariamo, o comunque salsa in questo caso, è a base di cetriolo e yogurt di soia, un po' simile alla salsa tzatziki. Quindi prendiamo un cetriolo, il mio è abbastanza grande, circa 380 grammi, nel caso utilizzatene due, e tagliamo le estremità. Lo grattugiamo sui fori più larghi della grattugia. Una volta grattugiato, strizziamo molto bene il nostro cetriolo. Ora aggiungiamo lo yogurt di soia, 200 grammi, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, 2 cucchiai di olio, anche qui usate quello che preferite, e un pizzico di sale. Mettiamo la salsa in un contenitore di vetro e la conserviamo in frigo per 2-3 giorni. Ora prepariamo qualcosa per la colazione. Utilizzeremo soltanto 3 ingredienti per questa colazione e prepareremo dei bocconcini a base di mandorle, prugne secche e cacao. Il cacao è totalmente facoltativo, quindi in realtà la ricetta si può ridurre anche a 2 ingredienti. Quindi nel frullatore aggiungiamo 100 g di mandorle e cominciamo a frullare. Quando abbiamo ottenuto la nostra granella di mandorle, aggiungiamo anche 300 g di prugne secche. Ed ecco qua, il nostro composto è pronto. Ora non ci resta che formare i nostri bocconcini. Con le mani leggermente umide preleviamo del composto della dimensione di una noce e creiamo i nostri bocconcini. Per concludere possiamo spolverare con del cacao amaro, anche per contrastare la dolcezza delle prugne secche,
e i nostri bocconcini sono pronti. Ed eccoli qui pronti, ora possiamo conservarli in frigo e si conservano benissimo anche per più di una settimana. A questo punto possiamo passare alla fase finale, cioè la preparazione degli ortaggi che utilizzeremo nelle insalate oppure nei vari pasti. Io ho scelto 4 ortaggi, quelli che piacciono a me ovviamente, però li potete variare, scegliere in base ai vostri gusti. Io ho scelto 2 peperoni, 4 zucchine, 3 cetrioli e 8 carote circa. I peperoni li taglio semplicemente a bastoncini, le zucchine invece le utilizzerò per ricavare degli spaghetti di zucchine con lo spiralizzatore, i cetrioli li taglierò semplicemente a rondelle e le carote a bastoncini. Cominciamo! Ecco qui pronte tutte le nostre verdure tagliate e adesso per conservarle al meglio io appoggio semplicemente un tovagliolo umido sugli ortaggi in questo modo. E in ogni caso questi ortaggi non dureranno 5-6 giorni, verranno comunque consumati entro massimo 2 giorni, anche perché siamo in 2 e quindi non c'è bisogno di una conservazione tanto lunga. Le verdure sono proprio i primi alimenti che consumeremo prima. Le carote invece le conservo in un barattolo con acqua, semplicemente perché ho notato che si conservano meglio e più a lungo in frigo. Bene ragazzi, ora che abbiamo tutte queste bontà pronte, ma che cosa ce ne facciamo? Allora, prima di darvi tutte le idee più buone del mondo per assemblare i piatti in 5 minuti praticamente, ho una sorpresa da svelarvi. Se ciò che vedete nel video oggi vi piace da impazzire e se siete pronti a rivoluzionare la vostra alimentazione, allora devo annunciarvi una cosa importantissima, cioè da oggi potete iscrivervi al nostro percorso di 7 giorni Nutrimente Corpo, ideato proprio per voi, per farvi accogliere l'estate con il piede giusto, con la mentalità giusta. Infatti all'interno avrete un menù settimanale da lunedì alla domenica con ricette estive facilissime e buonissime, revisionato e bilanciato dal nostro consulente nutrizionale. Avrete la lista della spesa già pronta per voi e un sacco di altri contenuti per l'estate, come meditazioni, guide con consigli ed esercizi per migliorare le vostre abitudini e implementarne nuove nella vostra vita, bonus super esclusivi su come fermentare le verdure e altri sconti che potete utilizzare. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione e anche nei commenti per andare a scoprire il percorso che abbiamo creato per voi. Mi raccomando, non potete assolutamente perdervelo, anche perché entro venerdì potete aderire al percorso ad un prezzo scontatissimo, quindi andate subito a visitare la pagina con tutti i dettagli e noi adesso proseguiamo. Dunque vediamo che cosa possiamo mangiare assemblando tutti questi ingredienti che abbiamo preparato oggi durante la nostra settimana. Cominciamo con degli esempi di colazioni. Qui abbiamo un semplicissimo porridge di quinoa con banana, pochissimo yogurt, delle nocciole e dei semi di chia sopra. Per fare questo porridge freddo, tutto ciò che dovete fare è frullare una parte di quinoa con una parte di bevanda vegetale. Se volete addolcirlo ulteriormente, potete aggiungere anche del miele o dello sciroppo d'acero e poi unite anche un pezzettino di banana e frullate il tutto. Un'altra colazione che possiamo fare è utilizzando i nostri bocconcini di prugne secche e mandorle, serviti semplicemente con dello yogurt di soia e, se volete, delle gocce di cioccolato fondente e dei semi di sesamo. Semplicissimo. Per una colazione salata invece possiamo servire la nostra crema di ceci con un uovo sodo e delle fettine di peperone. Semplicissimo. Ora passiamo ai pranzi. Qui abbiamo i nostri vermicelli di riso con la salsa di yogurt e cetriolo e sopra ho cotto del tacchino ai ferri semplicemente e l'ho tagliato a pezzettini. Tutto intorno invece ho aggiunto le nostre verdure che abbiamo già tagliato prima, quindi peperone, carota e cetriolo. Potete poi condirli con un filo d'olio e un pizzico di sale e il vostro piatto completo è pronto. Un'altra idea di pranzo che si può fare è utilizzare la quinoa che abbiamo già cotta per un'insalata. Qui l'ho semplicemente messa su delle foglie di insalata verde e poi ho aggiunto delle fettine di pomodoro,
delle uova sode e anche qui del tacchino cotto ai ferri, va bene anche del pollo oppure un altro tipo di carne che preferite. Ora passiamo invece agli spuntini. Qui ho preparato dei bocconcini con fettine di cetriolo, fettine di tacchino affettato, crema di ceci e delle fettine di ravanelli. Semplicissimi, colorati, estivi, non dovete cucinare nulla e spero vi piacciano. Un'altra idea per fare spuntino potrebbe essere questa: prendere le nostre verdure già tagliate precedentemente, quindi le carote, i peperoni e i cetrioli, e accompagnarli semplicemente con le creme o le salse che preparerete. In questo caso noi abbiamo quella di ceci e la salsa tzatziki. Adesso assaggio. Un'idea molto leggera per cena potrebbe essere questa, cioè assemblare delle barchette a base di foglie di insalata, gli spaghetti di zucchine, semplicemente saltati in padella con un pizzico di sale e un filo d'olio, e poi io ho messo sopra del tonno, dei ciuffetti di maionese fatta in casa e del peperone tagliato a pezzetti, e questa è una cena veramente favolosa. Ragazzi, io spero con tutto il cuore che questo video vi è stato utile per organizzare i vostri pasti, spero che abbiate imparato tanto oggi e che queste ricette vi saranno utili soprattutto quest'estate. La seconda sorpresa che vi ho promesso è una guida scritta con tutto ciò che abbiamo fatto oggi, riassunto in un file PDF che potrete scaricare gratuitamente. Vi lasceremo il link qui sotto nei commenti e nella descrizione. Mi raccomando, scaricatela perché potrà esservi utile come guida per i vostri pasti, quindi spero vi sia utile. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci date una grossa mano per crescere e lasciateci anche un mi piace a questo video. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.